Santi Faustino e Giovita. Due bravi cavalieri, armati della spada e armati della fede, che Cristo vi donò. Il vescovo Apollonio, con tante catechesi, v'annunziò il Vangelo, vi diede il battesimo. Voi lasciaste la spada e diveniste apostoli. La potenza di Dio operava prodigi. Ci fu chi denunziò le tante conversioni. Fra queste pure Afra, moglie del prefetto. Il vescovo vi ordina, Faustino sacerdote e Giovita diacono. Il Signore è con voi. Rezia, governatore, vi accusa di spergiuro contro il Dio Sole e vi condanna a morte. Comanda di abiurare e adorare l'idolo. Voi rimanete saldi e l'idolo crollò. L'imperatore stesso dà ordine immediato, in pasto alle belve del circo cittadino. Le belve s'ammanziscono e molti si convertono, tra questi il comandante della corte pretoria. C'è la condanna al rogo, ma il fuoco non vi brucia. Per poco trasferiti in carcere a Milano, deportati a Roma e poi di nuovo a Brescia. Foste decapitati alla porta Matolfa. Sarete venerati nella propria basilica. Siete raffigurati con la spada e con la palma.